Direi che possiamo cominciare. Su Facebook ci sono parecchie persone collegate. Benissimo. Brunilde, mi senti? Sì. Perfetto. Allora, benvenuti a tutti a questo terzo Psiche in Comune online. Oggi abbiamo come ospite una bravissima giornalista di testate molto importanti italiane, Roberta Piergallini. Benvenuta cara. E parleremo. Grazie. Parleremo, prendendo spunto da un libro che lei ha fatto, un romanzo, parleremo di stalking, di amore e speriamo che sia un bel incontro. Come al solito abbiamo presente, la moderatrice che, come spesso mi accompagna, è anche oggi Brunilde Crescenzi. Benvenuta, cara consigliera. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, quindi a te la parola per il saluto istituzionale e poi cominciamo con la nostra dottoressa. Grazie. Grazie Assessore Baiocchi, buonasera a tutti. Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti coloro che sono collegati qui a seguire questa interessante videoconferenza, visibile attraverso la piattaforma Zoom e anche sul portale FB della città di San Benedetto, e affronterà, come avevi già detto tu, Assessore, un tema importante e complesso, è quello a cui abbiamo dato il titolo Amore Stalking al tempo dei social. Siamo quindi giunti al terzo appuntamento di questo ciclo di convegni che sono inseriti, come abbiamo già ripetuto altre volte, nell'ambito delle conferenze psicoeducative rivolte alla cittadinanza, che noi abbiamo chiamato Psiche in Comune, e per questa particolare circostanza Psiche in Comune online. Viste le restrizioni governative, non possiamo incontrarci in presenza, quindi abbiamo attivato questo canale, diciamo, mediatico che comunque ci ha aiutato, che pare se, insomma, sia stato anche abbastanza apprezzato. E la graditissima ospite di oggi è la giornalista, conduttrice, scrittrice, blogger Roberta Piergallini, che è nata a San Benedetto, ma come ha già detto tu, Antonella, svolge la sua professione di giornalista fuori per i principali canali nazionali della televisione pubblica e privata, e a cui rivolgo un cordiale benvenuto e la ringrazio perché ha accettato veramente senza indugi il nostro invito, e quindi grazie per essere qui. Roberta Grazie questa sera ci parlerà del suo libro, Il corteggiatore perfetto, che io ho letto, è molto bello, un romanzo sentimentale, la cui protagonista è alla ricerca dell'amore per tutta la vita, il famoso amore eterno, il famoso principe azzurro, ma come poi in ogni storia reale di fantasia, comunque la strada sarà abbastanza difficoltosa, anche perché si inframmezzerà in questa storia anche dei contorni un po' drammatici, noir, che riguardano effettivamente poi lo stalking che subisce diciamo, la giornalista e ovviamente, insomma, la protagonista di questa vicenda. Ovviamente questo ci darà spunto per parlare di stalking, che è l'argomento della giornata. E ovviamente le sue conoscenze di Roberta ci permetteranno di approfondire questo diciamo, argomento. Il libro si fregia della prefazione di un famoso showman, di un famoso conduttore della televisione che è Maurizio Costanzo. Poi ce lo dirà la protagonista e ovviamente che ha scritto una bellissima prefazione. Ora, mi è piaciuto, diciamo, nell'intervista che ho visto, che tu, Roberta, hai detto che questo libro le hai dedicato alle donne, però è anche un manuale per gli uomini. Poi ci spiegherai, insomma, la motivazione di questa tua affermazione e anche il messaggio che tu vuoi trasmettere quando ci spiegherai, insomma, la trama di questo libro. Ovviamente, prima di entrare nel vivo, diciamo, del convegno, porto i saluti in qualità di consigliere comunale dell'amministrazione, del sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, che ovviamente, insomma, ci staranno seguendo. Alcuni sicuramente ci staranno io seguendo, nonostante i tantissimi impegni istituzionali. Ovviamente, al termine della presentazione,
ci potrà essere l'assessore Baiocchi, raccoglierà le vostre richieste, magari mandate via chat in qualche modo, e poi le stesse le tradurrà in richieste da porre alla nostra protagonista, alla nostra ospite. Ora io, insomma, ho terminato la mia breve presentazione. Io ti faccio tanto in bocca al lupo, Roberta, e senza indugi ti passo la parola. Buonasera a tutti e buon proseguimento. Grazie. Bene, allora, se mi sentite tutti io posso iniziare. Sì, vai. Perfetto. Allora, Il corteggiatore perfetto è un romanzo che vede come protagonista Angelica, una donna romantica, bella, sognatrice, alla ricerca del principe azzurro, dell'uomo perfetto. Dopo una serie di incontri sbagliati, Angelica conosce un uomo che la colpisce per la sua forte personalità. E questo uomo le farà scoprire l'amore e le farà scoprire anche le sue potenzialità. Però questo è un romanzo che non parla solo della ricerca dell'amore puro, dell'amore eterno, ma vi è anche una seconda parte, un po' noir, quindi un giallo, perché purtroppo Angelica è anche vittima di stalking. E la povera Angelica infatti sarà pedinata, seguita, minacciata con biglietti, messaggi, telefonate e pacchi postali. E fino alla fine il lettore non saprà chi è il misterioso stalker di Angelica. Io vorrei sottolineare due aspetti dello stalking, perché Angelica è vittima sia di stalking psicologico sia di stalking fisico. Lo stalking psicologico perché purtroppo Angelica è inizialmente vittima di una donna squilibrata, di una folle che la perseguita. Purtroppo lei ha trovato il suo uomo con una folle, l'ha beccato con una donna inquietante che verrà descritta nel libro, e questa donna la perseguiterà. Quindi nella prima parte avrà una persecuzione da parte di una donna, però attraverso i social, quindi minacce con post, riferimenti su post, messenger, quindi è uno stalking più che altro psicologico, subdolo. Mentre la seconda parte avrà, diciamo, una persecuzione da parte di un misterioso uomo, che sarà più che altro uno stalking fisico, perché appunto sarà più pedinata, seguita e anche purtroppo, ahimè, aggredita. E infatti possiamo dire che l'aggressione che subirà Angelica è un'aggressione, per fortuna non andrà a buon fine, con il famoso acido. Purtroppo questa tecnica dell'acido è una tecnica molto usata, anche se ne sente molto parlare nell'attualità. Il vitriolage, cosiddetto vitriolage, l'aggressione con l'uso di acido, e gettando una sostanza corrosiva sul viso di una dell'eventuale vittima, si tenta di torturarla, mutilarla, umiliarla, ucciderla addirittura. E proprio l'intenzione di sfigurare il viso di una persona con l'acido sta proprio nella volontà di annientare l'identità, distruggere l'animo e anche il fisico della donna, insomma della persona in questo caso che è vittima. E in questo modo proprio gli aggressori vogliono eliminare tutto ciò che della donna era, diciamo, parte della sua personalità, che la distingueva. Sono veramente azioni subdole. Infatti io volevo sottolineare in questo caso proprio il fatto che spesso queste sostanze corrosive, questi acidi, sono in vendita tranquillamente nei ferramenta, si possono acquistare senza neanche dare delle motivazioni precise, quindi credo che la normativa deve essere, insomma, un po' riguardata su questo argomento, perché comunque sia tutti quanti possono acquistare delle sostanze così pericolose senza neanche dare, diciamo, una motivazione, e sono appunto veramente sostanze devastanti per il viso, per il fisico della persona che appunto ne è chiaramente vittima. Io volevo anche fare poi un accenno al fatto che questo libro ha un messaggio molto, molto particolare. Il messaggio che vuole lanciare il romanzo è quello di dire a tutte le donne che sono vittime di stalking di avere coraggio, di non arrendersi e di denunciare il proprio stalker. Spesso può sembrare difficile, può sembrare una questione complicata, perché spesso le donne si sentono anche colpevoli di quello che stanno subendo, ma invece il senso di colpa non ci deve essere, perché la donna deve denunciare, deve uscire dal tunnel in cui è entrata a causa dello stalker che la sta perseguitando, che è una violenza, ripeto, sia psicologica che spesso anche fisica.
Riguardo un accenno che volevo fare proprio per questo periodo storico che abbiamo vissuto del lockdown, sicuramente i casi di violenza sono aumentati anche fra le pareti domestiche, perché noi purtroppo, noi donne, siamo state costrette a una convivenza forzata durante questo lockdown con i nostri uomini. Chiaramente se ci sono uomini anche persecutori che vivono fra le pareti domestiche può essere veramente un grave problema. Infatti spesso le donne non hanno potuto neanche denunciare questi loro carnefici proprio perché si trovavano a vivere con loro forzatamente durante questo lockdown. Infatti io volevo anche leggere dei dati, sono appunto gli ultimi dati del rapporto Eures in Italia, dove vi è una situazione di emergenza nazionale perché le donne uccise sono state 131 nel 2017, 135 nel 2018 e 103 nel 2019. L'ultimo rapporto Eures sul femminicidio e violenza di genere ha messo in evidenza come quello familiare sia l'ambiente dove viene commessa la maggior parte di questi reati, tra le mura domestiche e comunque per mano di partner, mariti e fidanzati. Spesso vengono commessi l'85% dei delitti con vittime femminili e nel 28% dei casi sono stati riscontrati precedenti maltrattamenti come violenze fisiche, stalking e minacce. E infatti in questo caso io vorrei parlare anche del codice rosso, un argomento che tratto anche nel mio blog, che prende il nome dal mio romanzo Il corteggiatore perfetto. Il blog è all'indirizzo www.robertapiergallini.com, c'è una speciale sezione che si chiama Stalking. E questo codice rosso è importante, è entrato in vigore nell'agosto del 2019, perché innanzitutto dà una maggiore tutela alle donne che sono abusate. E quindi in favore di queste vittime non solo possono intervenire le strutture giudiziarie, ma anche quelle pubbliche, quindi servizi sociali, e anche quelle private come le associazioni di volontariato. Io penso di aver detto per adesso abbastanza, adesso ditemi voi se avete delle domande su insomma, gli argomenti del libro. Io chiaramente vorrei ringraziare per questo libro, già l'aveva accennato prima la dottoressa Crescenzi, il mio mentore, lo chiamo così, Maurizio Costanzo, che appunto ha scritto la prefazione del mio libro, ha accettato di scriverla, io infatti lo ringrazio per aver diciamo appoggiato il mio progetto, perché appunto io gli avevo spiegato che il mio libro avrebbe trattato due argomenti, sia l'aspetto sentimentale e quindi amoroso, sia l'aspetto dello stalking, che è un tema molto attuale e delicato soprattutto in questo periodo storico. E lui ha scritto una bellissima prefazione e il libro ve lo faccio vedere qui, non so se riuscite a vederlo appunto nella copertina, Il corteggiatore perfetto. E se avete delle domande io sono a vostra disposizione e ditemi tutto. Se ci siete... Ecco, scusate, sì, ci sono adesso. Scusa, Roberta, abbiamo avuto un problema tecnico. Sì, io ho letto il tuo libro e l'ho trovato veramente molto interessante, quindi mi è piaciuto. E mentre lo leggevo ho notato comunque che la protagonista, Angelica, cioè, ti assomiglia molto, nel senso forse anche fisicamente, ma anche come persona, caratterialmente. E quindi ho pensato che in questo libro ci fosse anche qualcosa di te. Probabilmente non è ovviamente autobiografico, perché normalmente non è che poi diciamo racconta delle cose personali, però ci ho notato qualcosa che ti poteva una similitudine con te, e volevo capire anche se quindi quanto c'è di te in questo romanzo, in questo personaggio, e se anche la parte invece più drammatica ti possa riguardare. Insomma, sono curiosa di sapere diciamo com'è sta questa storia, com'è nata. Allora, sicuramente Angelica rispetta molti aspetti del mio carattere. Qualcuno mi dice che anche esteticamente, secondo la descrizione che do nel romanzo, mi somigli. Comunque, infatti. Delicati, insomma, è anche una giornalista. Sì, diciamo che c'è abbastanza di me in Angelica. E per quanto riguarda invece l'aspetto dello stalking, sì, purtroppo sì, come ho detto magari in diverse interviste televisive o radiofoniche o di carta stampata, purtroppo sono stata anch'io vittima di stalking, ma nel lontano 2003, per fortuna. E infatti io nel 2006 andai al Maurizio Costanzo Show a parlare di questo delicato argomento, tra l'altro poi Maurizio rimase molto colpito dalla mia storia e appunto mi chiese di lavorare per lui.
sì, io penso che poi il momento storico in cui sono stata vittima io di stalking ancora non esisteva una legge specifica sull'argomento. E quindi io però mi feci forza, andai in questura, denunciai questa persona, che poi fu punita. Comunque addirittura lui confessò, dichiarò di essere stato lui. Comunque a me arrivavano messaggi molto spinti, chiamate notturne, gomme dell'auto bucate, insomma di tutto mi stava succedendo in quel periodo. E quindi insomma alla fine per fortuna ha confessato e ha pagato una sanzione, ma non a me, quindi insomma allo Stato. E poi successivamente c'è stata proprio la legge nel 2009 sullo stalking, finalmente è diventata legge effettiva. Quindi lo stimolo a scrivere il libro è partita da questa tua esperienza, o al di là di tutto diciamo era un'esperienza di scrittrice che avresti fatto comunque, insomma ti ha un po' condizionato la tua storia personale? Ma quello sicuramente, perché io penso che quando qualcuno di noi decide di scrivere un libro è perché magari c'è qualcosa che deve esprimere, che deve assolutamente dire agli altri. E quindi c'era qualcosa dentro che sicuramente volevo esprimere, probabilmente anche la mia storia personale, ma anche credo il messaggio che voglio lanciare a tutte le donne tramite questo romanzo, ovvero di non demoralizzarsi, di farsi forza e di rinunciare, di avere coraggio, di andare avanti, di non essere vittime, di denunciare i nostri carnefici. Spesso purtroppo è così, insomma, spesso molte donne non hanno il coraggio di farlo. Io vorrei che tutte le donne che ci seguono in questo momento, oppure che leggono il libro, possano trovare questa forza e questo coraggio interiore per farlo, per denunciare. No, hai fatto benissimo, veramente insomma un bel messaggio positivo. Ovviamente la tua storia si è conclusa positivamente, certamente quella di molte altre non si è conclusa molto bene, insomma ci sono state dei risvolti anche drammatici, quindi quello che tu senti di dire è quello di rivolgersi sempre e comunque alle forze dell'ordine, a tutte le autorità possibili, perché ovviamente questo, diciamo, questi episodi non vengono più a capitare, però purtroppo in alcuni casi sono, diciamo, ci sono comunque. Che cosa ci puoi dire in merito a questo? Ma io penso che già l'istituzione di questo codice rosso, con la legge 19 luglio 2019 numero 69, che poi appunto è stata vigente dal 9 agosto 2019, quindi insomma è fresca questa legge, è molto importante, perché adesso addirittura c'è questo sprint che viene dato proprio con un procedimento penale per alcuni reati come maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. Prima ci ricordiamo che la procedura era molto lenta, invece in questo caso, cioè, lo dice la parola stessa, codice rosso, c'è un'emergenza, quindi piano piano diciamo il nostro ordinamento sta comprendendo l'importanza di questi reati, il fatto che devono essere puniti più severamente e più velocemente. Quindi bisogna comunque rivolgersi ai carabinieri, alla polizia, alle forze dell'ordine, ma anche ai servizi sociali, agli assistenti sanitari, a chiunque, insomma, noi dobbiamo rivolgerci a chiunque possa darci una mano, senza temere, senza avere paura, insomma, bisogna farsi coraggio e denunciare. Adesso sicuramente c'è più sensibilità sull'argomento e io spero di dare anche del mio attraverso questo libro. E l'assessore Baiocchi, che abbiamo creato insieme una cabina di regia, no? Insomma, proprio per... che cosa ci vuoi dire in proposito? Allora, diciamo che l'invito graditissimo della nostra ospite è stato un pretesto per poter parlare di queste piaghe sociali e relazionali che ancora oggi in qualche modo ci occupano un po' la vita. Prima di tutto, diciamo, voglio rispondere, cercare di rispondere a una domanda che ci ha fatto una ragazza che ci sta ascoltando su Facebook, e ci dice appunto: oltre alla denuncia, cosa possiamo consigliare alle varie Angelica? Angelica è la protagonista del romanzo della nostra Roberta Bergallini. Oltre alla denuncia, no? Allora, mi permetto di fare una, diciamo, una riflessione in merito, poi dopo poi risponde anche Roberta e chi vuole. Allora, io penso questo. Allora, lo stalking è una forma di violenza relazionale, cioè di intolleranza
nei confronti di qualcosa che non procede secondo il proprio modello. È una forma di violenza. Ora, di fronte alle forme di violenza, in definitiva, noi abbiamo oggigiorno, ci stiamo abbastanza attrezzando. Prima di tutto, io direi che oltre alle forze dell'ordine, prevalentemente bisogna essere seguiti da un gruppo di professionisti che ci possa aiutare a affrontare i vari disagi che, e le varie paure che possiamo trovarci davanti quando subiamo una violenza, ad esempio quando siamo perseguitati da qualcuno, ok? Ma io parlo anche delle violenze in genere, anche quelle domestiche, quelle casalinghe, insomma. Non è sempre facile limitarsi e funzionale, e solamente in qualche modo orientarci alla denuncia, perché dietro all'atto della denuncia, in definitiva, ci possono essere tante paure della persona denunciante. La paura di non sentirsi al sicuro dopo aver denunciato ed aver in qualche modo, dal suo punto di vista di vittima, incattivito ancora di più il suo persecutore. Le cose non sono così semplici. Per questo, in qualche modo, per aiutare, diciamo, le donne che subiscono violenza, in qualche modo c'è, prima di tutto, dal mio punto di vista, bisogna rivolgersi al centro antiviolenza del proprio territorio. C'è il centro antiviolenza nel quale c'è un'equipe di professionisti che ci può guidare, dove c'è anche uno psicologo che ci può guidare a fronteggiare le varie paure che ci impediscono molte volte di fare i passi giusti per uscire dal circuito della violenza. Ecco, e all'interno del genere violenza c'è anche la possibilità di parlare con un avvocato che ci può dire i pro e i contro di certe procedure, con lo psicologo, eccetera, 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 eccetera. Quindi questa è una delle cose che bisogna fare. Non sempre le persone ancora oggi si rivolgono ai centri antiviolenza, hanno timore di ufficializzare, diciamo, l'azione prevaricatoria che stanno subendo. E invece questo è qualcosa che bisogna superare. Bisogna avere fiducia. Ecco, bisogna avere fiducia che troviamo qualcuno in grado di guidarci anche nelle nostre paure. Poi ci tengo a dire anche che è necessario comprendere, mi piacerebbe anche in qualche modo riflettere con voi, anche con chi ci sta ascoltando, che sarebbe importante capire perché si arriva alla violenza nella relazione, no? Come mai si arriva addirittura ad atti estremi, no? Come ad esempio l'acido. Questa è una bella riflessione su cui dovremmo un attimo riflettere. Lo possiamo fare tra poco. Un messaggio che mi interessa comunque dire è che la violenza nella relazione è diciamo un qualcosa che subisce, che può subire qualsiasi persona. Qualsiasi persona si può trovare in uno stato, in una situazione di vittimismo e di vittima, ok? Ma quando dico qualsiasi persona è prevalentemente la persona, l'essere umano che nella nostra società si trova viene a trovarsi in una posizione di fragilità. Fragilità da quale punto di vista? Fragilità dal punto di vista, ad esempio, fisico, di fronte a un interlocutore in qualche modo più dotato, una fragilità economica, una fragilità di ruolo, una fragilità di diversa abilità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la vittima di violenza è prevalentemente quindi una persona che si trova in posizione di fragilità. Sicuramente in grande statistica la donna, che da millenni si trova in posizione di fragilità rispetto all'uomo, ok, ma non solamente la donna, ok? C'è, diciamo, tutte le persone in posizione di fragilità, che possono essere anche i disabili, le persone diversamente abili, ad esempio gli anziani, anche gli uomini che vengono a trovarsi in una posizione di fragilità rispetto
ad altri uomini in posizione di forza, ok? Oppure anche rispetto a donne che si trovano in posizione di forza rispetto a loro in posizione di fragilità. Posizione di forza io intendo, attenzione, forza fisica, ok, ma economica, di ruolo, sicuro, Ale. Ok? Legale, dato che la legislazione me lo permette, io faccio a te un'azione che in qualche modo ti causa un danno, ok? Quindi questo è fondamentale. Ogni vittima, quindi ogni persona, essere umano, indipendentemente dal sesso, che viene a trovarsi in una posizione di fragilità e quindi di aiuto a subire una violenza, ha bisogno di un gruppo di persone che si prendano cura di lei. Le donne hanno noi che in qualche modo ci prendiamo cura di loro, hanno i centri antiviolenza e questo è fondamentale perché ogni vittima deve ricevere un tipo di aiuto personalizzato alla sua situazione. Bene? Così come anche gli anziani devono avere un gruppo di persone che si preoccupano della situazione di fragilità in cui spesso vengono a trovarsi, come anche il coronavirus ha evidenziato, no? Ok? E tutti gli altri. Così come anche gli uomini, perché no? Gli uomini, ci sono tante persone di sesso maschile, usiamo un termine più generico, meno inflazionato, ma persone di sesso maschile che vengono a trovarsi in una posizione di stato di violenza, indipendentemente dalla minoranza statistica, in definitiva non hanno a chi rivolgersi, per esempio. Questa è una cosa importante da dire, non hanno a chi rivolgersi perché lo Stato non spende un euro per aiutare la persona di sesso maschile a uscire nello stato di fragilità. Ma questo non ne parliamo, perché avremo anche altri incontri dove parleremo di ogni tipo di vittima. Bene, oggi stiamo parlando di aiutare la donna che da millenni si trova in una posizione di fragilità. Ecco, quindi detto questo, ripasso la parola un attimo a Roberta. Okay, oggi siamo qui per essere vicine a tutte le donne. Le donne devono sapere che dal loro stato di fragilità e di vittima possono uscire. Bene, allora, cosa si può fare? Non solo denunciare, non solo il centro di violenza, bene, lo Stato, dal mio punto di vista, dovrebbe assolutamente attivarsi per educare le persone di qualsiasi sesso, bene, ad una relazione, a una qualità di relazione più rispettosa. Io lo chiamo dovrebbe alfabetizzare dal punto di vista psicologico e relazionale, perché oggigiorno nel 2020 ancora ancora abbiamo una grande lacuna. Tutti gli esseri umani, la gran parte degli esseri umani hanno una grande lacuna dal punto di vista della gestione delle divergenze nella relazione, cioè della distanza tra me e te. Ok, quando non mi devo avvicinare troppo e quando non mi devo star troppo lontano, da questo punto di vista ancora utilizziamo delle mappe mentali ancora cavernicole che ci fanno gestire le divergenze in una maniera dicotomica, una maniera cioè che o fa vincere un polo o fa vincere l'altro, non permette di trovare una mediazione, un rispetto reciproco. Il rispetto reciproco è quello che manca, perché la gran parte di persone non sa, pur volendolo attuare, non sa come perseguirlo nella realtà, perché la mappa mentale, la ricetta mappa mentale non è divulgata e non è conosciuta. E qui mi taccio. Prego Roberta. Sì, allora io sono d'accordissimo con te, Antonella, su tutto ciò che hai detto. Sicuramente deve esserci un'educazione alla coppia, anche perché spesso capita che l'uomo si sente quasi padrone della donna, cioè al momento in cui magari una donna cerca di lasciare oppure dice che non si trova bene, quindi ha un momento il classico momento di riflessione e quindi vuole lasciare eventualmente il suo uomo, e poi spesso questa cosa non è accettata e spesso e volentieri la donna si trova a essere vittima di persecuzioni. E quindi capire che la donna non è un oggetto, non si possiede la donna, e quindi come se si possiede un'auto oppure una casa. La donna è una persona e quindi come tale deve essere compresa, capita, ci deve essere l'empatia, che secondo me questo concetto di empatia è molto importante, e purtroppo non tutti la posseggono, perché al momento in cui l'altra persona comprende i
sentimenti e le emozioni della persona che ha di fronte, io penso che siamo a un passo molto avanti, però purtroppo molti uomini non posseggono l'empatia, ma vedono la donna semplicemente come un oggetto da possedere. E poi volevo anche ricordare proprio la definizione di stalking, perché spesso e volentieri se ne sente parlare, ma non tutti sanno di cosa stiamo parlando, così almeno volevo anche far comprendere alle donne che ci stanno seguendo quando loro sono eventualmente vittima di stalking, non ne sono magari neanche consapevoli, quindi voglio proprio dare la definizione di stalking. Con il termine stalking si vuole intendere un insieme di comportamenti persecutori ripetuti ed intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate tenuti da una persona nei confronti della propria vittima. Lo stalking è un reato disciplinato dall'ordinamento penale italiano col decreto legge del 23 febbraio 2009, numero 11, che ha introdotto nel codice penale l'articolo 612 bis. Quindi è un reato penale, ricordiamolo. E a questo punto io direi, visto che abbiamo parlato di Angelica, del fatto che comunque tutte noi donne possiamo essere Angelica e dobbiamo avere la forza e il coraggio di denunciare il nostro stalker, dare spazio, se tu sei d'accordo con me, Brunilde e anche Antonella, se siete d'accordo con me, alle domande del pubblico, di chi ci sta seguendo. Le eventuali Angeliche, se ci sono, se ci scrivono. Cioè, forse Carolina che voleva dire qualcosa? Sento Carolina che forse voleva dire qualcosa. Prego, prego. E rimetti l'audio, metti l'audio. Devi mettere il tuo audio. E allora, aspetta, adesso ti sento. Sì, prego, dimmi pure. Carolina, se vuoi fare la domanda, fai la domanda via chat, spingi sotto chat e scrivi e io te la leggo. Allora, intanto facciamo, ti leggo una delle domande che sono arrivate. Sì. Perché, chiede una ragazza, perché... Sì. Si arriva a diciamo nel rapporto a dire o mia o di nessuno, ok? Come mai qualcuno arriva a dire questo? Bene? Prevalentemente, no? La statistica ti dice gli uomini, ok? Ma al di là del sesso, questa incapacità di accettare la sconfitta, no, può riguardare qualsiasi tipo di persona indipendentemente dal sesso. Come mai si arriva a questo? Secondo voi? Io non sono una psicoterapeuta, però penso che si tratti sempre l'argomento che ho accennato prima, cioè che l'uomo vede la donna come un oggetto, non come una persona. Quindi come un oggetto o è mio o non è di nessuno. Quindi se è mio va bene, altrimenti lo distruggo, ne faccio ciò che voglio, non deve essere di nessun altro. Diciamo, certo, un comportamento egoistico, chiaramente malato, di un uomo che vede la donna come un oggetto. Ok, io aggiungerei che c'è... Allora, Brunilde dice che è bloccata, ma io non l'ho bloccata. Brunilde, non ti ho bloccato, non so come mai. Vabbè. Ecco, adesso sono... No, non riuscivo ad intervenire. A posto, sì, d'accordo. Allora, stavo dicendo che fa parte della di quella alfabetizzazione relazionale emotiva che io denuncio da sempre che manca, no? Anche l'incapacità delle persone di accettare le sconfitte. Le persone molto spesso
credono che per avere un'identità, per sentirsi dal punto di vista dell'identità a posto, dal punto di vista dell'autostima, sufficientemente diciamo di valore, sposano un concetto che invece non è umano, non è naturale. Il concetto che sposano è: io valgo se ottengo quello che voglio. Quando mi trovo di fronte alla sconfitta, quando le cose non vanno come io desidero, molte persone in qualche modo considerano questa sconfitta come un esempio del loro disvalore. Fa parte dell'analfabetismo psicologico proprio il credere che, cioè il non aver capito che l'essere umano è fallace per natura, l'essere umano non può controllare le cose, le persone, che l'essere umano deve fare i conti con la frustrazione. Molto spesso le persone non conoscono il vero valore di quello che ho appena detto, ok? E considerano il dolore, la frustrazione, gli ostacoli di vita, ok, come un esempio di o il destino che si accanisce su di loro e quindi c'è un'arrabbiatura di fondo, no, contro un destino malevolo, oppure una loro incapacità di far andare le cose come loro desiderano. Quindi ci si accanisce moltissimo contro le persone che si comportano in maniera diversa da come noi vogliamo, come se in qualche modo il loro diciamo funzionamento a cui si aspira dovesse essere in definitiva assolutamente consone con il nostro. Non sappiamo accettare la diversità dell'altro. In realtà ci riempiamo la bocca, ok, che siamo tutti diversi, ma funzioniamo come se volessimo le persone consoni al nostro modello. Prego, io ho detto la mia. Vuole dire qualcosa, Brunilde? Carolina? Carolina, la mano alzata, la vorrei far parlare, vediamo un po' come si fa. Sbloccala un attimo, potresti... Carolina, ci sei? Eccomi, ci sono, mi sentite? Eccola. Ok. Sì, sì. No, volevo dire che ultimamente io ho avuto invece un'esperienza molto negativa, perché ho accompagnato una mia cara amica che era stata praticamente picchiata dal marito, che non accettava assolutamente la separazione e non se ne andava da casa nonostante tutto. Praticamente è stata picchiata in modo abbastanza brutale. L'ho accompagnata in commissariato per la denuncia, al pronto soccorso per il referto, che poi abbiamo riportato in commissariato, tutto ovviamente di notte. E concludendo, alla fine lei è ritornata a casa e a casa c'era anche il marito, perché non lo possono trattenere. Io penso che debbano un pochino, diciamo, aumentare, non so, cambiare un po' le regole di queste cose, perché ovviamente poi una donna non può tornare a casa dopo che il marito che l'ha denunciato, che ha denunciato che l'ha picchiata, cioè è assurdo, no? Certo, è assurdo. Carolina, sì. Adesso ti do la risposta, puoi chiudere il microfono nel frattempo? Certamente. Grazie. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? Io... No, adesso la risposta tocca a te in qualità, diciamo, di esperta del settore. Carolina ha toccato un tasto molto vero e molto importante. Diciamo che nell'aiuto delle persone che subiscono violenza, in questo caso stiamo parlando delle donne, ci sono ancora tante lacune in qualche modo che dobbiamo affrontare. Una di queste è proprio il fatto che spesso e volentieri le persone si trovano a rientrare nell'ambiente a stretto contatto con il loro persecutore. Bene, per vari motivi. Okay? Uno di questi motivi, per esempio, potrebbe anche essere questo, ad esempio, quello che ha detto Carolina, ma anche un altro, nel senso che la persona è vittima, è consigliata dal centro antiviolenza di recarsi ad un rifugio messo a disposizione dal centro, però la persona, per mettersi in pericolo, in attesa che le cose si sistemi, per mettersi, diciamo, in salvo dai pericoli,
in attesa che le cose si sistemino, ma la persona non è pronta per lasciare, per andare in una casa rifugio e lasciare tutti i suoi impegni, tutte le sue incombenze, la scuola dei figli, eccetera, e quindi in qualche modo si rifiuta e quindi torna, deve tornare a contatto con il proprio persecutore. Questa è una delle lacune. Io posso dire una cosa, che col Comune San Benedetto e con la cabina di regia antiviolenza, cabina di regia comunale antiviolenza, è una iniziativa che dal nostro insediamento, io sono assessore alle pari opportunità, in qualche modo ho creato proprio per il comune, siccome San Benedetto è un comune non piccolo, bene, ha quasi 50.000 abitanti, ci siamo detti dobbiamo assumerci la responsabilità delle violenze e dei bisogni dei nostri cittadini, bene, e non limitarci a delegare, ok, a qualcun altro, diciamo alla regione, alle province, eccetera. E quindi facciamo da ponte. E quindi in questo tavolo si riuniscono da tempo, no, i maggiori esponenti, responsabili di cooperative, di consultori, eccetera, che hanno professori, infermieri, pronto soccorso, eccetera, che hanno l'opportunità di intercettare la violenza dei nostri cittadini. Allora, una delle cose che abbiamo in qualche modo creato con questo tavolo è un piccolo deterrente proprio a quello che Carolina sta denunciando, cioè quando la vittima deve venire a ritrovarsi, a convivere con il proprio persecutore, bene, incattivito, quindi, ok, in casi estremi, bene, e quindi si trova in pericolo, cosa fare per darle una mano? Ecco, allora noi abbiamo in qualche modo messo a disposizione dei dispositivi SOS, cioè dei dispositivi all'avanguardia che si attivano con l'urlo, con il movimento e che anche registrano quello che succede sul momento, no? In chi lo porta, di modo che possano essere per la persona in pericolo un deterrente per mettersi in salvo nel caso di aggressioni. Quindi noi li abbiamo messi a disposizione, in definitiva, questi dispositivi SOS. Sono comunque un deterrente, mi spiego, perché il problema rimane. È anche vero comunque che chi non può mettersi al riparo, in definitiva, c'è poco da fare. Ecco, questo potrebbe essere un deterrente, però sicuramente è fondamentale che la persona che torna a casa sia consigliata, ad esempio, a recarsi a farsi proteggere dalla rete amicale che si spera abbia, dai parenti, che in qualche modo non rimanga sola, diciamo, in un ambiente poco protetto. È fondamentale, quindi, ma io so che le forze dell'ordine se ne sono dotate anche di personale che possa aiutare dal punto di vista psicologico ed educativo. Le forze dell'ordine, il pronto soccorso che intercetta, no, violenze da un'altra angolazione, eccetera. È fondamentale dare istruzioni per ridurre le possibilità di essere aggrediti. Quando si ritorna a casa, sicuramente è fondamentale personalizzare l'intervento. Se la persona torna a casa dopo che ha fatto la denuncia e quindi si espone, in definitiva bisogna aiutarla a personalizzare, che ne so, un rientro a casa dei genitori, un rientro in presenza del fratello che dorme in casa, mi state capendo? Questo è da personalizzare, è una lacuna che in qualche modo si deve colmare personalizzandola, facendo un vestito ad hoc con la vittima. Volevo fare una domanda a Roberta. Roberta, tu ne parli, cioè, ovviamente penso che la tua esperienza sia stata drammatica, più che altro anche perché parlo sempre dello stalking, visto che l'argomento è questo, anche perché è successo anche tanti anni fa, nel senso quando ancora se ne parlava anche poco. E tu ti sei fatta, diciamo, come dice Antonella,
questa rete amicale, o hai cercato di, al di là che poi ti sei rivolta alle forze dell'ordine e quindi hai avuto aiuto in questo senso, che poi si è conclusa felicemente la questione. Ma poi tu queste cose le hai condivise ad esempio con i tuoi familiari, i tuoi amici, nel senso ne hai parlato, oppure è una cosa che tu ti sei tenuta per te finché poi la cosa non è diventata veramente così pesante da non poterla sostenere? Perché io ho l'impressione spesso che effettivamente le persone arrivino ad un, le donne, uomini, chiunque, perché come diceva prima Antonella, anche gli uomini possono essere vittime di stalking da parte di donne abbastanza pesanti. Però insomma mi dà l'impressione che a volte si arrivi al punto estremo, cioè quando proprio veramente magari non ce la fai più, perché insomma io cioè, personalmente non sono stata vittima di stalking, però so di qualche situazione anche di ragazze che magari erano state diciamo un po' minacciate eccetera. Poi si arriva al momento proprio clou, quando veramente non sai più che cosa devi fare, a quel punto ti rivolgi a qualcuno, come è successo a qualcuno che conosco, che quindi poi come si suol dire uno ci ha messo una pezza, perché effettivamente poi insomma vabbè non è stato niente di eclatante, però mi viene insomma da pensare che spesso si arriva troppo tardi quando le cose sono già avanti. Certo. Scusa, nel mio caso specifico io allora vi dico brevemente, all'epoca lavoravo per alcune emittenti regionali, ma quindi marchigiane, e conducevo delle trasmissioni, mi pare una trasmissione di moda, e questo signore era uno sponsor della mia trasmissione. Praticamente, senza chiaramente fare il nome, e lui aveva fatto un contratto pubblicitario per questa mia trasmissione e mi contattava per farmi complimenti, per dire che comunque aveva seguito la trasmissione, che aveva avuto anche un riscontro di clientela proprio per questa pubblicità, e quindi aveva rinnovato il contratto pubblicitario. Io incontrai questo personaggio qua semplicemente 2-3 volte, un paio di volte per il contratto pubblicitario, appunto per farglielo rinnovare, perché all'epoca ero anche procacciatrice di pubblicità. Essendo giornalista pubblicista potevo anche fare la procacciatrice di pubblicità, ma adesso da professionista non posso fare altri lavori paralleli. E praticamente lui poi si prese un caffè con me, insomma una cosa molto tranquilla, fu un incontro cordiale. Poi io non so sinceramente che cosa scatta nel meccanismo di questi personaggi qua, fatto sta che lui ha cominciato a importunarmi. Prima ha iniziato a telefonarmi in orari più improbabili, a cellulare, al momento in cui io non rispondevo più al cellulare, non so per quale motivo, era riuscito addirittura a trovare il mio numero fisso, io abitavo all'epoca con i miei genitori, quindi chiamava fisso anche di notte, agli orari più assurdi, l'una, le due, le tre di notte, però attaccava. Io ho chiaramente percepito che potesse essere lui, perché quello che aveva dei comportamenti strani in quel periodo era solo lui, perché già me l'aveva manifestato per via telefonica col mio cellulare. Poi hanno iniziato ad arrivare dei messaggi assurdi, messaggi addirittura da un computer, perché all'epoca si potevano mandare anche messaggi da PC, e messaggi pesanti, un po' troppo spinti, esagerati, quindi comunque offensivi. Dopodiché sono arrivate delle telefonate anonime al mio fidanzato dell'epoca, dove si parlava male di me, si dicevano delle cose assurde su di me, che io avevo insomma storie con altre persone, con calciatori. All'epoca mi occupavo anche di sport, quindi spesso intervistavo dei calciatori di serie B, mi pare, sì, era la serie B quella insomma che seguivo, e quindi insomma in sintesi alla fine io non ne potevo più, ma proprio credo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio una serata, quella del 31 dicembre, ero andata con il mio fidanzato attuale a una cena fuori appunto per festeggiare la fine dell'anno, l'inizio dell'anno nuovo, e trovammo le gomme dell'auto bucate. E allora a quel punto io non ci ho visto più, ho detto adesso basta, a parte il fatto che io mi sentivo pedinata, seguita, delle volte mi capitava di andare in giro nelle varie città delle Marche, appunto che frequentavo per motivi di lavoro, che potevano essere Ascoli, San Benedetto, del Tronto, Civitanova, Marche, Recanati, me lo trovavo sempre dietro, cioè questo spuntava all'improvviso, cioè vedevo la sua auto, vedevo lui che mi guardava, e sempre con lo sguardo un po' come dire da persona che ti controlla, che ce l'ha con te, perché evidentemente si sarà sentito respinto, perché comunque lui degli inviti me l'aveva fatti espliciti, ma io li avevo chiaramente rifiutati perché ero già impegnata e non ero assolutamente interessata a questa persona che aveva avuto almeno 20 anni più di me, tra l'altro. Era un imprenditore, era sposato, aveva 2 figlie. Quindi detto questo, io con quella cosa delle gomme dell'auto, cioè è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ecco. Ho parlato con un mio amico di fiducia,
che lavorava con me, una persona più grande di me, mi ha detto: guarda Roberta, vai a denunciarlo, vai in questura, vai, parla con questa persona. Mi ha segnalato un suo amico che era in questura, che insomma, persona per bene, che mi potesse ascoltare. Il reato non esisteva ancora, il reato dello stalking, se ne sentiva parlare, ma non era stato comunque ancora catalogato come reato. Io sono andata là, ho raccontato tutto con molta decisione, quindi non ho avvisato né mia madre né mio padre. Il mio fidanzato dell'epoca gliel'ho appena accennato, ha detto: guarda, a me questa cosa mi dà veramente un forte nervosismo, e io credo che non tutte purtroppo si comportano come me. Penso di essere stata, insomma, abbastanza decisa, coraggiosa, ho fatto molto coraggiosa. Sì, quindi ho fatto questa cosa. Dopodiché credo che loro abbiano anche trovato i tabulati, abbiano avuto i tabulati con tutte le telefonate che io ricevevo, perché spesso mi arrivavano chiamate da numero privato, quindi loro poi penso che i carabinieri dal numero privato possono anche risalire a quello che è il numero di cellulare che appunto si nasconde dietro al privato, con la famosa tattica del cancelletto, del 31 cancelletto, adesso lo sanno anche i bambini che si fa così per non far apparire il numero. E quindi poi a quel punto l'hanno chiamato in questura, lui ha detto: sì, beh, io l'ho fatto per amicizia. Se per amicizia una persona si comporta in questo modo, sinceramente non voglio immaginare come si comportano quelli che non sono amici, insomma, ecco. Quindi poi che ha pagato una bella sanzione, non a me purtroppo, non sono stata risarcita io direttamente, quindi è stata, insomma, pagando una sanzione dietro allo Stato, e la cosa si è conclusa così. Poi lui si è ritirato, però... mi ricordo che in una stazione, credo di Porto San Giorgio, me lo trovai all'improvviso, perché questo spuntava all'improvviso dappertutto. Io stavo per prendere un treno e lui venne lì e mi disse: ma tu mi devi dire una cosa, mi devi dire perché lo hai fatto, perché mi hai denunciato. Io gli ho risposto: se non ti allontani da qui in 10 secondi, io chiamo i carabinieri. E se n'è andato subito. È andata bene, purtroppo a qualcuno a volte non va bene. Comunque, tu pensi quindi che qui le campagne di sensibilizzazione, tu fai campagne anche di sensibilizzazione in questo senso, diciamo, portando anche la tua esperienza, oppure l'hai raccontata solamente, diciamo, in questi ultimi tempi? Voglio dire, l'hai resa nota. Questo fatto si è verificato nel 2003-2004. Io sono stata ospite al Maurizio Costanzo Show su Canale 5. Ah, l'avevi raccontata. È sempre il programma di Costanzo tutte le mattine su Canale 5, e ho raccontato questa vicenda. Poi ho pensato negli ultimi tempi di scrivere un romanzo che trattava anche l'argomento dello stalking. E adesso, diciamo, da alcuni mesi gestisco un blog che ho appunto citato prima, robertapiedalini.com. Il blog prende il nome dal mio romanzo Il corteggiatore perfetto, e praticamente questo blog si occupa di vari argomenti. C'è proprio una sezione specifica sullo stalking, dove spesso riporto, diciamo, sia degli articoli in cui vengono citate proprio delle leggi, di modo che ci sia anche la conoscenza da parte delle lettrici, dei lettori sull'argomento, ma anche delle testimonianze. Quindi diciamo che l'argomento adesso è diventato un argomento che porto avanti proprio perché mi ha toccato profondamente da vicino. Certo. Una curiosità, il titolo è un po' fuorviante, perché sembra, insomma, un manuale per gli uomini, perché per come si possa corteggiare. Io effettivamente, quando all'inizio ho visto il titolo, mi è piaciuto, è abbastanza... È voluta. Ma certo, l'ho capito perfettamente. L'ho studiata anche con il mio mentore, chiesi a lui: ti piace questo titolo che ho pensato, Il corteggiatore perfetto? E lui mi disse: beh, è molto accattivanti come titolo. E io dissi: chiaramente potrebbe sviare, perché molti potrebbero pensare che trattasi di un manuale di corteggiamento, quando in realtà perché il corteggiatore perfetto? Perché tutte le donne vorrebbero effettivamente un corteggiatore perfetto, un corteggiatore che ci sappia veramente fare, ci sappia corteggiare, amare, rispettare. E purtroppo è un'utopia, insomma, il più delle volte. E in questo caso proprio il corteggiatore perfetto, perché? Perché in realtà quello che poteva sembrare il corteggiatore perfetto, ahimè, si rivela magari uno stalker. Non voglio dire altro, appunto, altrimenti non prendono il libro. Certo. Le nostre, diciamo, ascoltatrici non prendono il libro, quindi non svegliamo il finale, ecco. Bene. Antonella, qualche domanda? Volevo, Brunilde, facciamo che quando parliamo chiudiamo ognuno i microfoni. Ah, sì. Certo. Volevo dire, Brunilde, volevo riprendere la tua osservazione riguardo al fatto che forse a volte si denuncia, si chiede aiuto abbastanza tardi. Allora, sicuramente è un dato di fatto che c'è molto sommerso
nel settore della violenza. Ciò che viene denunciato, la quantità di denunce e di richieste d'aiuto sicuramente molto inferiore delle violenze che si subiscono, diciamo, dietro le mura domestiche. Io sto parlando non solo di stalking, parlo di violenza in genere, ok? Perché spesso e volentieri si ha difficoltà a denunciare per diversi motivi. Io penso che tutti i motivi che tra poco dirò, che non sono esaustivi, stiamo riflettendo, comunque tutti i motivi che dirò hanno un comune denominatore. Si ha difficoltà prevalentemente perché siamo affetti da quello che io chiamo analfabetismo psicologico relazionale, cioè le nostre mappe mentali ci dicono che il comportamento migliore è quello di aspettare, il comportamento migliore è quello di fare delle cose che poi, delle azioni che poi si rivelano controproducenti. Anche dietro agli stalker ci sono mappe mentali che gli suggeriscono che il comportamento più adatto e più giusto è quello di insistere, ok, ad ottenere quello che loro desiderano. Allora, perché si denuncia tardi? Per diversi motivi. Allora, per esempio, si denuncia tardi, ad esempio uno dei motivi è la violenza che subisce, perché le persone hanno paura, come abbiamo detto poco fa, hanno paura che di incattivire ancor di più chi in qualche modo agisce prevaricazione e violenza su di loro, quindi per paura. Ma c'è anche un motivo di fondo, cioè che c'è un travisato significato di amore. Molte persone credono che il concetto di amore sia anche imperniato di una, tra virgolette, sana violenza, ma la violenza non è mai sana. Molte donne, ad esempio, interpretano che se hanno accanto un partner che le ossessiona, che si arrabbia con loro perché per una ipergelosia, perché loro si sono permesse di dare un'occhiata in più a qualcun altro, un'occhiata illecita, molte donne non riescono a capire che questa è spesso e volentieri è un tentativo di controllare la loro vita, ma lo prendono come mi ama e quindi ci tiene a me. E quindi dietro c'è sempre un analfabetismo psicologico, un aver interpretato male il concetto di amore in definitiva. Spesso e volentieri l'amore viene considerato proprio in maniera tossica come qualcuno che pretende da me la simbiosi. Se mi vuole in ogni spazio e in ogni angolo di vita vuol dire che mi ama tanto. No, questo non è il concetto di amore, ma la gran parte di persone lo ignora e butto là in qualche modo questo seme. Poi c'è anche il fatto, ad esempio, che non si denuncia perché quindi c'è anche un'omertà intorno a chi subisce violenza. Perché questa omertà? Cioè, io so ma non lo dico. C'è anche un concetto, tra virgolette, di farsi fatti propri, di non immischiarsi in qualcosa che poi si può rivelare dannoso per la nostra immagine. C'è anche un senso di vergogna. Molte famiglie nascondono la relazione malsana che ha un proprio figlio, una propria figlia, ok? Per non ammettere, ad esempio, il fallimento della scelta relazionale. E poi c'è anche un altro aspetto, ad esempio. C'è un grande sommerso anche negli uomini. Gli uomini non denunciano violenza sia da altri uomini, ma soprattutto quando hanno delle partner in qualche modo prevaricanti, proprio per non rinunciare a una loro immagine di virilità tossica a cui però hanno aderito. L'immagine di virilità dell'uomo, ad esempio, ha a che fare con un uomo che non deve chiedere mai, un uomo che non ha fragilità. Vi spiego, un uomo che non si fa sottomettere da nessuno, specialmente da una donna. Insomma, di fondo, diciamo, la violenza è tenuta in vita dall'analfabetismo psicologico, sia della vittima sia del carnefice. Bene, io volevo fare un ultimo accenno, perché penso che più o meno stiamo concludendo, al reato proprio di aggressione con l'acido, perché appunto nel mio romanzo si parla di Angelica che purtroppo subisce un'aggressione con l'acido, per fortuna non va a buon fine questa aggressione. Io direi che questo è un aspetto che va molto, diciamo, toccato, perché è un aspetto importante, perché comunque l'acido è la stessa di un'arma bianca o un'arma da fuoco, in quanto l'acido comunque corrode,
consuma e rimane indelebile sulla pelle e sulle ossa della persona. E questi aggressori comunque vogliono fare dei danni permanenti verso la loro vittima, dei danni che poi alla fine costringono le loro vittime a non avere più una vita normale, una vita sociale, a non poter portare avanti relazioni e a non essere più persone autonome. E quindi addirittura questi danni possono portare alla cecità, sordità e anche cicatrici. E quindi occorrono delle operazioni chirurgiche veramente molto importanti per poi tornare a parlare, a sentire, ad avere un nuovo volto che poi non sarà mai come il volto che si aveva prima. Veramente un'aggressione subdola. Certo, diciamo che dal punto di vista psicoterapico, delle dinamiche psicologiche che portano a certi tipi di scelte, potremmo dire moltissimo, ma non è questo il contesto. Posso solo accennare che una persona che sceglie di deturpare il viso e il corpo di qualcun altro con l'acido è una persona molto più arrabbiata di una che prende una pistola e spara. Bene, perché la persona molto più arrabbiata vuol dire che ha un risentimento molto più profondo, desidera che l'altro soffra, desidera che l'altro senta il dolore, ok, e lo accompagni nella sua esistenza. Ci sono delle dinamiche molto particolari, adesso questo non è il settore, il momento, però in qualche modo le butto là, anche perché sono, diciamo, argomenti che mi hanno sempre molto interessato e che ho trattato proprio nel profondo, essendo nella vita, tra virgolette, proprio una psicoterapeuta che si occupa di relazioni. Incido tanto per conoscerci. Prima di concludere però, perché è già un'oretta che parliamo, ma insomma l'argomento è bello, voglio rispondere a Gabriele Antonucci che ci ha fatto una domanda su Facebook. Bene, e dice: in che modo gli enti territoriali possono aiutare a promuovere una auspicabile alfabetizzazione relazionale ed emotiva nei propri cittadini? Ecco, allora volevo cercare di dare un input a Gabriele, grazie per questa domanda. Allora Gabriele, diciamo che questo intento di alfabetizzare le persone è veramente una grande sfida. Il nostro sindaco di San Benedetto del Tronto ha messo, diciamo, alle pari opportunità, ok, e io sono assessore alle pari opportunità, ascolta, pari opportunità, politiche di integrazione ed inclusione e politiche della pace. In poche parole, il nostro sindaco ha fatto un assessorato all'amore. Bene? Ok, siccome mi conosceva di fama, mi ha detto: Antonella, cerca di alfabetizzare le persone alla relazione e all'emotività. È un compito arduo, bene, però l'importante è nel proprio piccolo aver fatto qualche passo. Ad esempio, noi che cosa abbiamo fatto? Ad esempio, abbiamo istituito un appuntamento mensile per tutti i cittadini, oramai sono 3 anni, e questo ne è uno. Bene, di psiche in comune, cioè in poche parole, momenti di alfabetizzazione per i cittadini, costanti ogni mese. Bene, loro sanno che c'è. Se sai che c'è un'occasione di alfabetizzazione, in qualche modo, bene, aumenti le probabilità, no? Che ti si allarghino, diciamo, i paraocchi. E li abbiamo messi in streaming, di modo che le persone possano andare a risentirli. Bene, e questo è ogni volta, come questa sera, ospitiamo delle persone che ci possono dare, come Roberta, delle occasioni per alfabetizzare, per mandare alcuni spunti. Ma sicuramente non basta. Lo Stato dovrebbe sicuramente, prima di tutto, fare in modo, dal mio punto di vista, questo è una delle cose fondamentali, istituire, dal mio punto di vista, lo psicologo di base. C'è il medico di base per dare alle persone l'ABC del funzionamento della loro psiche, per aiutarli nelle piccole cose affinché non si ingrandiscano. Bene, ci dovrebbe essere anche lo psicologo, lo psicoterapeuta di base, dove per i problemi relazionali e psicologici si va a chiedere, e cominciamo quindi nel piccolo ad erudirci. Ci vuole assolutamente che le persone, gli adulti che si prendono cura dei bimbi, che poi diventano i futuri adulti,
Bene, gli adulti di riferimento sono loro che inseriscono le mappe mentali ai futuri adulti. E quando un adulto di riferimento è affetto da analfabetismo psicologico, per forza maggiore, in buona fede, passa mappe mentali tossiche e quindi continua nei millenni una catena di mappe mentali, no, tossiche, che perseverano la mancanza di attuazione del reciproco rispetto. Poi ci vuole anche altre cose, ad esempio, adesso non mi vengono, fondamentale anche cercare di far capire alle persone che dietro alla violenza c'è il vero killer della violenza nella relazione, bene, non è l'uomo in quanto uomo e la vittima è la donna. Il vero killer è quello che io chiamo in sintesi analfabetismo psicologico, e lì si apre un mondo, di cui sono affetti sia i maschi che le femmine. Vi spiego, la persona analfabeta poi diventa prevaricatrice. Ok? Ancora oggi molte persone credono che il killer sia il maschio, solo perché prevalentemente ci troviamo sulle cronache, ok, ed è un dato di fatto, nessuno lo nega. Bene, ma non è quello il problema è la cultura della persona, che in qualche modo è una cultura tossica che ci porta a prevaricare quando ne abbiamo l'occasione. Poi c'è anche un'altra cosa fondamentale che potremmo fare, e questo si può già fare, noi lo stiamo facendo e l'abbiamo fatto come comune. Bisogna dare spazio ai centri di ascolto, in poche parole, che possono aiutare le istituzioni oggi in qualche modo preposte per intercettare la violenza, i centri antiviolenza, aiutare le forze dell'ordine, aiutare a intercettare la violenza. I centri di ascolto sono fondamentali, ma nei centri di ascolto gratuiti, dove la persona può andare a chiamare e a trovare, è fondamentale che ci sia qualcuno di esperto, non ci si può improvvisare dei centralinisti e basta. Fondamentale. Noi per il Covid in qualche modo abbiamo creato una task force di psicoterapeuti che in qualche modo hanno messo gratuitamente la loro professionalità gratuita al servizio dei cittadini. State male? State convivendo con persone con le quali il conflitto sta arrivando alle stelle? State vivendo e creando in famiglia una violenza assistita perché si litiga e i bambini stanno lì che assorbono la violenza? Chiedete aiuto ai professionisti, quindi è fondamentale in qualche modo dotarsi di queste task force di professionisti esperti. Bene, ma c'è anche una cosa fondamentale, che questi centri per raccogliere la domanda, in qualche modo la richiesta di aiuto, devono essere aperti anche di notte, di sabato, di domenica, di Natale, di Pasqua. Perché i problemi nascono prevalentemente in quei momenti, quando non siamo assorbiti dalla routine, ok, dei mille impegni, e ci riposizioniamo a pensare al torto che ci ha fatto la persona o che abbiamo lasciato in sospeso perché dovevamo andare a guadagnare, capite? Quindi questo è fondamentale. Infatti la task force che noi abbiamo attuato è in qualche modo è aperta sia di sabato, domenica, festivi e anche di notte. Bene, quindi sono tutti accorgimenti che una volta fatti propri possono aiutare a diminuire, tra virgolette, ok, a intercettare la violenza e a dare una mano in più. E mi taccio. È una bellissima idea, dice Gabriele. Una iniziativa veramente ottima. Ok, facciamo nel nostro piccolo. Complimenti. Con Brunilde. È importante poi tenere aperti questi centri, soprattutto di notte, nei giorni di festa, Natale, Pasqua, Ferragosto, perché sono quelli i momenti magari in cui si scatena maggiormente il disagio. Quando stai male non puoi trovare una segreteria che ti dice chiama sì, perché adesso non ci siamo. Mi spiego. Certo, attraverso dei turni bisogna coprire H24. Certo, ma ci stiamo attivando, perché io dico questo, gli amministratori, in gran parte, non stiamo a guardare il pelo nell'uovo, la gran parte degli amministratori ci tiene a far bene il suo mestiere, ci tiene a far essere contenti i cittadini. Mi spiego? Spesso e volentieri non hanno i mezzi, devono in qualche modo confrontarsi con delle regole farruginose che gli impedisce, li imbacucca come delle mummie. Mi spiego? Ma gli amministratori vogliono aiutare i cittadini, sono la gran parte di loro in buona fede.
Questo ci tengo moltissimo. Noi nel nostro piccolo, con il nostro sindaco, tutti i nostri assessori, i nostri consiglieri comunali, cerchiamo di fare il meglio che possiamo, sicuramente. Bene, e ci state riuscendo, credo. Da quello che vedo, insomma, ci state riuscendo. Se riusciamo a guardare il buono, e questa è una delle regole sane dell'alfabetizzazione, cioè riuscire a guardare il buono che c'è e non concentrarsi su quello che manca, perché nella vita mancherà sempre tantissime cose. Bene? E questo è fondamentale. Se guardi il buono che c'è, ti arricchisci di speranza e di ottimismo. Mi spiego? Ok? E non ti deprimi, perché il male c'è sempre, il problema. Brunino, ti devo sbloccare, ma io non capisco perché ti blocchi. Sei pronta, Brunilde? Brunilde, vuoi dire qualcosa? Eccola. Non ti sentiamo. Adesso mi sentite? Ora sì. Ok. Niente, volevo dire che insomma io sono anche molto orgogliosa di aver fatto, di far parte di questa cabina di regia che abbiamo istituito con tutte le motivazioni, le finalità che ha elencato Antonella, che ovviamente insomma è la sua materia e le sue competenze e le sue conoscenze le ha messe a disposizione di questo assessorato, e abbiamo veramente, stiamo facendo insomma delle cose egregie, perché io ritengo che le campagne di sensibilizzazione possano produrre degli effetti sempre positivi, anche se non raggiungono platee immense, ma tanto la goccia scava nella roccia, e quindi a piano piano ci arriviamo. Noi sono 3 anni che collaboriamo per divulgare questi concetti. Ovviamente io faccio un po' da spalla, perché ogni assessore ha bisogno di un consigliere che possa diciamo aiutarlo nella parte un po' di coordinamento, e sono molto contenta perché è servito anche per venire a conoscenza di tante problematiche di cui insomma non ero, non che non ne fossi al corrente, ma che non riuscivo a toccare con mano. Volevo ricordare, visto che Antonella prima, l'assessore, ha parlato di iniziative che riguardano la psiche in comune, sia quelle in presenza che online, che noi abbiamo attivato anche nell'ambito della psiche in comune, e per questo insomma mi rivolgo anche a te Roberta, che ti può riguardare, il contatto e amore. Contatto e amore è un format molto felice, molto insomma simpatico, che abbiamo attivato già da 4 anni, questo è il 4º anno, che prevede una parte di riflessione. Abbiamo chiamato esperti locali del posto, abbiamo fatto delle bei convegni in Palazzina Azzurra, una location straordinaria, ovviamente sappiamo tutti quanto sia bella, già solamente essere lì è veramente uno spettacolo, e molto partecipati, molto interessanti sui più disparati argomenti. Adesso non mi sto a dilungare su quali, però insomma abbiamo invitato personaggi, insomma dottori, medici, professionisti, e quest'anno continueremo ovviamente secondo le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, però insomma cercheremo di farlo lo stesso. E avevamo anche una parte più divertente, che era quella del contatto. Quest'anno proprio l'unica cosa che non si può fare è il contatto, quindi l'abbiamo chiamata contatto amore, proprio perché per avvicinare le persone al contatto fisico, stare a contatto. A questo punto contatto intendiamo, perché sennò si può travisare. No, certo. Abbiamo cercato di ripristinare, allora, sì. In poche parole si tratta di psiche in comune, gli appuntamenti mensili estivi, che li abbiamo fatti in una palazzina azzurra, cioè una bellissima location dove un tempo, negli anni 50-60, si ballava, veniva Patti Pravo, Mina, bene, era proprio il ritrovo della possibilità di incontrare un partner, un amore. Allora, con Brunilde abbiamo deciso, facciamo contatto e amore, nel senso, in quella serata faremo la conferenza fino a verso le 22 e poi tutti a ballare in pista, ma abbracciati alla vecchia maniera. Okay. Il contatto. Antonella, quest'anno non si può fare, però quest'anno no. Abbiamo aperto. Vabbè.
Quest'anno sarà amore senza contatto. Però ecco, amore. Facciamo un contatto virtuale da seduti. Da seduti, però lo faremo ugualmente, okay. Quindi vi aspettiamo tutti. E, insomma, ecco, ci tenevo a dirlo perché è un format che è stato una felice intuizione, tutto sommato, insomma, di questo assessorato, e che ci ha visto, insomma, protagoniste. E più che altro, insomma, abbiamo diffuso anche tanti concetti interessanti. Quindi, ovviamente, insomma, dal sociale, dal psicologico, abbiamo abbracciato tanti campi. E quindi, bene, insomma, io sono felicissima, Roberta, che sei stata con noi questa sera. Ti ringrazio. Una frase finale, diciamo uno slogan finale, ovvero lo slogan che vuole lanciare, il messaggio che vuole lanciare il mio libro. Cioè che tutte le donne possono essere angelica, ma tutte devono trovare il coraggio di resistere e combattere alla ricerca della felicità e del vero amore. Brava, benissimo. Grazie, una bellissima, un bellissimo finale, un augurio per tutte le donne e per tutti, di trovare il vero amore. Prima di chiudere voglio rispondere a Carolina, che chiede: la violenza psicologica è grave come quella fisica, ma non denunciabile. Due parole su questo. Quando io parlo di analfabetismo psicologico, vuol dire che riconoscere le ferite dell'anima, in definitiva, non è fattibile dalle persone. Non le riconosci le ferite dell'anima, perché non sai come si ferisce l'anima. È un dato di fatto che le ferite all'anima fanno tanto male, molto di più delle ferite al corpo, spesso e volentieri, perché quando subisci una ferita interiore, prima o poi ti ammali anche a lungo termine, anche nel corpo. Sicuramente, diciamo, un'alfabetizzazione importante prevede capire che l'essere umano si ferisce non solo nel corpo, ma anche nell'altro enorme meccanismo che lo contraddistingue, cioè quello che si chiama psiche, che è il grande sconosciuto. Quindi io, detto questo, direi, Brunilde, hai fatto il tuo saluto. Roberta, sei stata bravissima. Grazie a voi. Simpatica. Grazie. Cercheremo di rinvitarti. Quando vieni a San Benedetto, chiamaci, ok? Andiamo in Palazzina Azzurra a fare contatto e amore. Dire che il prossimo appuntamento, adesso sono un po' impreparata, ecco, le prossime psiche in comune parleremo. Oggi abbiamo parlato di violenza sulla donna. Bene, la prossima volta parleremo di violenza sugli uomini. Ci sarà Fabio Nestola, che ha partecipato a una grande ricerca a livello internazionale, ci parlerà di questo aspetto non molto conosciuto. Proprio, diciamo, nel taglio che noi ci teniamo moltissimo a dare come amministrazione, che la violenza non ha sesso. La violenza, come ho detto prima, è la violenza della persona analfabeta, che quindi possono essere vittima. Quindi la violenza degli anziani, la violenza nelle persone disabili, la violenza nelle donne, che siamo i primi paladini a dargli una mano. Prossima volta parleremo di questo particolare aspetto con Fabio Nestola. E avremo tanti altri appuntamenti. Tenete d'occhio il sito del Comune di San Benedetto. Sì. Nell'area tematica pari opportunità avrete tutte le informazioni che oggi non riusciamo a darvi. E il calendario estivo. Certo, e lì anche troverete il calendario estivo con gli appuntamenti di contatto e amore. E in presenza. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Roberta. Grazie a voi. Grazie. Buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie. Ciao cara. Buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci. Ciao.